Amici e amiche di Termoli TV, ben trovati con la nostra consueta informazione. Secondo un'indagine ESPA d'Italia, cresce sempre più il consumo di droghe nel paese. In Molise, tasso preoccupante di uso di eroina e stimolanti tra i giovanissimi. Sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. Secondo l'indagine ESPA d'Italia sul consumo di alcol e altre sostanze nella popolazione scolastica nel 2011 emergono dati sconcertanti. Nelle regioni del centro-nord e del centro-sud è particolarmente diffuso il consumo di cannabinoidi, stimolanti, ecstasy, anfetamine, GHB e allucinogeni. Inoltre, nell'ultimo anno i consumatori di cocaina sono aumentati nelle regioni del centro e del meridione. Per quanto riguarda l'eroina, invece, è stato stimato che gli studenti e le studentesse residenti in Puglia, Basilicata, Molise, Campania e Calabria sono tra coloro che ne fanno un più largo uso, con una media dell'1,4%. Questi dati mostrano comunque una controtendenza rispetto a quanto avveniva negli anni passati, dove i consumi più sostenuti si registravano nelle regioni del nord. Infine, per quanto riguarda gli stimolanti, gli studenti che ne fanno un uso superiore alla media nazionale, che si attesta al 2,4%, sono residenti nelle regioni del centro Italia. Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, insieme a Molise e Basilicata, fanno registrare quote intorno al 2,5%. Vittorino Facciolla, sindaco di San Martino in Pensilis, ha lasciato la presidenza della società Net Energy, controllata dal COSIB. Un passo indietro dovuto non solo al fatto che il primo cittadino non era più propenso ad avere un doppio incarico, ma anche una mossa per spingere altri membri del direttivo a fare lo stesso. Democrazia diretta, parola ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo punta sulla voce del popolo. Questa mattina a Termoli una loro iniziativa. Sentiamo Anna De Gregorio. Si è svolto questa mattina presso la sede dell'Unione delle Famiglie l'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, fondato da Beppe Grillo. L'evento, dal titolo La parola ai cittadini, ha visto la partecipazione di Emanuele Sarto, padovano, che è uno dei 17 cittadini firmatari della proposta di legge popolare Quorum Zero. L'incontro è stato impostato su un libero e democratico scambio di idee e proposte per voce dei cittadini termolesi, che a turno hanno esposto diversi argomenti e problematiche da proporre poi all'attenzione del Consiglio Comunale. I cittadini si sono espressi su diverse tematiche scottanti, come la percentuale IMU su prima amministrazione decisa dai cittadini, un orario diverso da quello solito per usufruire dei servizi pubblici, l'energia rinnovabile e altre diverse problematiche. Dopo le proposte dei cittadini si è passati alle argomentazioni delle stesse e all'approvazione da parte di un'alzata di mano della platea degli argomenti citati. Lo scopo è semplicissimo, quello di divulgare la democrazia diretta, prendendo esempi dal pianeta, esempi che funzionano, che sono praticati oggi nel 2012 e sono efficaci e diffusi più di quanto si sappia. E questa è solo la nostra volontà oggi, insomma. E come sta reagendo Termoli al Movimento 5 Stelle? Beh, noi sappiamo che nelle ultime elezioni ci sono state tante voci dei cittadini termolesi. Speriamo che ovviamente non sia solo un voto di protesta, perché comunque nell'intenzione del Movimento 5 Stelle la cosa principale non è sostituirsi ai politici di vecchio stampo, ma portare e diffondere la partecipazione. Ecco perché supportiamo in pieno questa iniziativa, dove si vuole appunto che il cittadino partecipi con il voto, con l'informazione a tutti quanti i temi più importanti, sia a livello locale che a livello nazionale. È stato trasportato in ospedale per farsi suturare la ferita alla spalla provocata a quanto pare dal genero con un coltello. Poteva finire tragicamente un litigio avvenuto ieri sera, prima tra moglie e marito e poi tra quest'ultimo e il suocero. Sul posto a Santa Croce di Magliano sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. E cambiamo argomento, l'assemblea regionale del Partito Democratico che si sarebbe dovuta tenere ieri è stata rinviata all'11 giugno alle 17:30 e alle 18:30 in seconda convocazione. Lo comunica il presidente del PD Roberto Ruta in accordo con il segretario regionale Danilo Leva. Solo per poco l'incidente non ha avuto conseguenze più gravi. Nel tardo pomeriggio di ieri in via Corsica un camion ha travolto una Clio. Gli agenti della municipale alle prese con la ricostruzione della dinamica. Sentiamo.
Poteva trasformarsi in qualcosa di più grave l'incidente avvenuto in tardo pomeriggio alla rotonda di Via Corsica nei pressi del punto. Un camion e una Renault Clio verde, vecchio modello, si sono scontrati. Danni solo alla carrozzeria per l'autista alla guida della Renault, la cui auto è risultata avere la peggio, visto il grande colpo sulla fiancata destra. Fortunatamente nell'impatto sembra che nessuno abbia riportato danni fisici, se non tanta paura e spavento. Sul luogo dell'incidente è subito intervenuta la polizia municipale e il carro rimorchiatore, che ha subito provveduto a recuperare la Clio. Qualche disagio si è creato alla circolazione, vista l'ora di punta e il tratto stradale interessato dall'incidente, sempre super trafficato. Organizzato dalla famiglia di Alessandro Di Lisio, il giovane militare che nel 2009 perse la vita in Afghanistan nell'ambito della missione di pace portata avanti dall'Italia, lunedì 4 giugno alle ore 10 nei locali della scuola Giovanni Paolo II, terzo circolo didattico in via Gramsci a Campobasso, si terrà un incontro tra le autorità regionali, militari e scolastiche e gli alunni dell'istituto per ricordare il giovane della Folgore a quasi 3 anni della sua prematura scomparsa. Voltiamo pagina. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato diversi milioni di euro, ma invita tutte le comunità parrocchiali ad esprimersi con fraterna solidarietà destinando le collette di domenica 10 giugno ai terremotati dell'Emilia-Romagna. Le offerte possono essere versate sul conto corrente postale al numero 10 86 38 68, intestato a Caritas Diocesana, Ufficio Tesoreria, Cittadella della Carità, con la causale specifica Terremoto Emilia. Era l'ultima notizia per voi. Se avete segnalazioni potete farlo a redazione@chiocciolatermoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e alla prossima. Buona giornata.